Buongiorno. 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 Sono Chiara Foscanio. Mi chiedevo, come abbiamo già detto, prima di essere il rettore dell'università e di essere un medico, lei è prima di tutto un ex studente dell'Insubria. E mi chiedevo una curiosità, qual è il ricordo più bello che ha legato alla sua carriera universitaria da studente? Io arrivavo da... ero iscritto a Milano, in statale, a medicina, e lì ero praticamente... avevo fatto comunque degli esami, e poi qualche amico che invece studiava a Varese mi disse, era ancora seconda facoltà di medicina di Pavia, Varese all'epoca, non era ancora Università dell'Insubria, perché sapete che l'autonomia è da 20 anni, 21 anni circa. Quindi cosa succede? Che mi dicono, ma perché non vieni a Varese? La bellissima impressione che ho avuto e la prima impressione che ricordo è che, non so se avete idea, l'ospedale di Circolo, la palazzina didattica, che è una piccola struttura, mi è sembrato di tornare al liceo. Cioè, sono entrato lì per vedere com'era e ho trovato una cordialità che non aveva trovato riscontro in statale a Milano, dove ero un numero di serie, poco più che un numero di serie. E non c'era nessuno neanche che salutava entrando. Qui mi salutavano tutti degli sconosciuti per educazione, io ricambiavo. Sono entrato in un'aula a vedere, c'erano dei ragazzi contenti, ne parlavano bene, erano non numerosi e ho visto anche il professore e ho potuto parlarci. Per me è stata un'esperienza scioccante. Da lì ho deciso di passare a Varese, ho perso 6 mesi per il trasferimento, che poi ho recuperato studiando mentre c'era il trasferimento, però non avevo il libretto per poter dare esami, allora c'era il libretto cartaceo. Però quello che mi ha fatto decidere per venire a Varese è stato il livello umano di accettabilità e di essere accettato nello studio. Questo sì, non mi sono sentito un numero di serie.